bravo Pinuccio, bravo. Puro marinaio sei diventato, hai capito? Meno male che sia andato tutto bene, va. Però il vostro arrivo in barca va conosciuto, padre, eh? Adesso lo dico al generale aiutante che sta giusto preparando il rapporto sullo stato morale delle truppe assediate. E beh, vuol dire che per rialzarne il tono ci metterà voi e il vostro esempio di fulgida fedeltà. Vai, Nunzio. No, ti prego, niente cerimonie. Come? Io voglio subito rientrare al battaglione. Dov'è? È in avamposti, oltre Montesecco, in una villa abbandonata. Ma come faccio ad arrivarci? Pinù, ci stanno quasi 4 miglia da fare oltre la porta sud, non capisco. Che fretta c'hai? Caro padre. No. Ci rivedremo ancora. Ti cercherò. Ti cercherò, tenente. E nella prima messa che potrò celebrare ti ricorderò particolarmente. E tu prega per me. Addio. Appuntato. Compare Nunzio per vossia, tenente mio. State buono, Pinù. Ti verrò a trovare. So dove pescarti. A presto, allora. Ciao, in gamba, eh. Padre, io lo sbirro non lo voglio più fare. Ma dovrai riprendere servizio. Che servizio, padre? Io non vi lascio. Servizio. Che cosa posso fare per voi, padre? Dirmi dove posso essere più utile. Il posto c'è. L'ospedale, padre. È già pieno di feriti, purtroppo, e sta per diventare un lazzaretto con l'epidemia di tifo in vista. E lì andrò. Bene. Vuoi ancora rimanere con me? Ma scusate, padre, non starebbe meglio con un bel fucile in mano invece della chitarra? No, vossia si sbaglia, perché Cristo non è uomo, Cristo santo è. Vabbè. E come santo ha bisogno di un uomo che pensi a lui. E poi, in quanto al fucile, c'è il fucile. La chitarra. La chitarra è la voce della mia terra, tenente, che chissà se arriverò mai. Dov'è il capitano? Sì, signor tenente. Il capitano, bestia! Sì, sì, signore. Ma che è successo? Avete visto gli spiriti? Dov'è il capitano? È là dentro, signor tenente. Signor capitano? Che c'è avanti? Signor capitano, io sono il... Pino. Tu sei il capitano. Ma tu non... Tu non... Io che? Brutto porco. Chi porco? Io. Pino. Ma che tu, quell'animale, quel delinquente, quel... Ma io la ciro a chi lo potrebbe dare. Ma chi? Ma... Dopo ti racconto. Come stai? E dunque, t'hanno fatto capitano. E dunque tu non sei morto. Perché? Qualcuno ha... Sì, un assassino c'è stato. Non è stato al San Carlino? Dove sta il sergente Lacava, a te? Dico il bue per il lancio, signor capitano, ma tarda poco a venire. Va bene, allora senti una cosa. Tu mettiti di guardia sulla strada, e non ti muovere. E appena arriva me lo porti qua subito, senza che abbia tempo di fermarsi con nessuno. Ordine mio, hai capito? Ho capito, come no? Vabbè. Scappo! Curramo. Andate bene, se no chi se ne accorge. La cava, sì signore, è stato lui quello che ha... Tu l'avevi mandato di pattuglia sulla via Appia, no? Così ha raccontato lui. Ebbene, quell'animale, invece di fermarsi ad aspettare i piemontesi, ha fatto subito un gran giro ed è rientrato al battaglione con questa bella novità, che tu eri morto, per giustificarsi, hai capito? Io mi sono trovato improvvisamente in mezzo ai piemontesi. Ma come? Per momenti ci davamo la mano, eh. Come hai fatto? Corteggiando gli scogli, con l'acqua fino a qui, per un bel tratto. E poi, sempre non visti, dentro i canneti. È arrivato ai mulini di Scauri e abbiamo trovato la barca. Sai, ci ha salvato il cacciatore Scipione, uno del posto. Anzi, ti... Ma sicuro, facciamo caporale. E a te, Pino... Appena trovo un pezzo di carta ti faccio la proposta per la promozione a primo tenente, eh? Per aver saputo guidare una brillante ritirata che manca Napoleone.
No, ma non scherzi a parte, guarda, rispetto di diritto, perché oramai ai miei ordini non c'è rimasto che un guaglioncino dal fiere e il terzo plotone lo comanda la... lo comanda l'aiutante. Sì, stanno adesso tutti e due i plotoni al muro di cinta. E bravo Franco, capitano. Ma da quando? Beh, da ieri. Quel poveraccio del capitano Morbido si è fatto ammazzare davanti a Mola come un... Pace all'anima sua. Pinù. Mo è morto, però era un gran... No, dico, un gran pignolo, eh? E così la compagnia è rimasta a me. Già, il grado mi aspettava per anzianità, il generale Polizzi, che ha combattuto proprio in mezzo a noi, al mio fianco. Generale, ma non era colonnella Cagliazzo? Cagliazzo fu, ma è diventato generale. Anzi, mi ha permesso di mettermi il grado senza tante cerimonie. Ah, e... bene. E ancora devo uscire sull'ordine del giorno. Eccolo, signor capitano. Aspetta. Vai. Fallo così. Vado. Agli ordini, signor capitano. Dunque. Sergente. Comandante del battaglione mi ha richiesto un dettagliato rapporto sulla morte del povero tenente Lancio. Con tutti i particolari. Ma... niente, ma... subito qua me lo dovete raccontare. Riposo! Sì, signore. Allora? Ecco, noi stavamo per sulla strada. Che strada? L'Appia. Ah. Appia, quella una ce ne sta. Mentre stavamo sulla strada, i piemontesi ci sono venuti addosso. Ma come stavate sulla strada? Non capisco tutti quanti mucchio eravate? No, signore, no. No, eravamo in riga, sì. Riga, tutti sì. In riga. E i piemontesi, quelli là, ci sono venuti addosso alla baionetta. E non l'avete visti arrivare? No. No, perché stavamo vicino a una casa, eh. Ah, una casetta, una casa. No, sì, cioè, sì, una casa, ma insomma una casa grande assai. Era proprio una masseria, eh. E come mai non l'avete occupata per difenderla, questa masseria? Eppure il tenente Lancia sa, voglio dire... sapeva il suo mestiere, no? Sì, ma ecco, siccome che c'era la porta chiusa. Oh, diamine. Cosa ci vuole ad abbattere una porta, sergente? Che c'è? Ah, i piemontesi? Hanno fatto i piemontesi, qualche scostumatezza. No, signore, no, ci sono venuti addosso di all'improvviso coi cavalli, eh. Sì, coi cavalli, signor capitano. Voi dovete vedere uomini, bestie, a lucco, strill. No, un momento, non capisco bene. Quei cavalli alla baionetta, ma insomma che cos'erano? Cavalleria o fanteria? Ammiscati insieme, signor capitano. E dite, sergente, raccontatemi pure senza vergogna, perché proprio mi date una grande consolazione. Com'è morto il povero tenente Lancia? Com'è morto? Signor capitano. Un eroe fu il povero tenente. Lo dovete vedere. Con la spada in pugno avanti a tutti quanti. E che ne volete sapere? Un leone, una tigre, un gigante, un canchero che ti sprofondi. Mamma mia bella. Signor capitano, sono fregato. Era morto, eh? Vigliaccone, ma è risuscitato, via. Guarda pure. Che è nato Miracolo San Gennaro, disse. Ringraziamo la San Gennaro. Rinto porco. Signor capitano, ma quando io sono sfortunato, che mica è colpa mia. Io una volta che sono scappato ho detto che uno era morto, quello è vivo ancora. Viene qua e mi svergogno. Sì, e voi mi dovreste ringraziare, signor tenente. Ah, da pure ringraziare. Sì, perché io gli ho portato buono. Ah. Perché come si dice, chi annunzio la morte di un vivo, gli prolungo la vita. Ah. Signor capitano. C'è un ufficiale del comando piazza. Fatto venire, subito. Dottor! Qui, voglio. Ordine di ripiegare nella fortezza. E perché? Il vostro 15° battaglione, col colonnello Piane in testa, è passato intero al nemico, scoprendo tutto il fianco destro dello schieramento. E meno male, va. Così non farò più tanti chilometri a piedi. Svelto Pino, voglio coprire un plotone. Ripiegare sulla strada. C'è gente la cava! C'è gente la cava! Aiuto, signor capitano.
Vai dall'alfiere, radunato del terzo plotone. Sì, signore. Ciao, Totò. Stato buono. Bocca al lupo, occuperete il bastione ovest, eh? Vi verrò a trovare. Ciao. Stato buono, Totò. Capitano Franco. Sono venuto apposta a cercare te. Devo dirti qualcosa di estremo riservo. Aggiorni, signor generale. Tu hai visto, eh? Un'altra defezione è in grande. Passano al nemico, ma gridano viva l'Italia. È una cosa inspiegabile. No, in quanto a questo è spiegabilissimo. Il nostro esercito si va sfaldando a poco. Ogni giorno qualcuno se ne va, e non dei peggiori, dietro quest'idea nuova che è l'Italia. Signor generale, per la prendere troppo. Sì, una cosa è certa. Gli uomini più dotati, gli ufficiali migliori se ne vanno. Ma cosa vuoi? Questo ideale della libertà e dell'unità ha una forza tremenda. Signor generale, non so cosa si può fare. Certo, allora sono tutti traditori. No, tutti no. E neppure traditori. Perché la maggior parte è indecisa, angustiata. E forse non li possiamo neppure condannare, che se avessero ragione loro. Signor generale. Quelli lasciano la parte morta e vanno verso la vita, l'avvenire. E Dio forse non è con noi. Dio è con la libertà. Allora noi cosa dobbiamo fare? Il nostro dovere, umilmente, da soldati, da uomini. Addio, fratello. Ma tu, ragazzo mio, che farai? Beh, il mio dovere, come sempre. Bravo. Così siamo sicuri di non sbagliare, almeno con la nostra coscienza. Sì, l'Italia si farà ugualmente o con noi o senza di noi. Ma chi serve un dovere liberamente accettato per un'idea che potrà essere tramontata, ma non per questo è meno nobile, anche questa è libertà. Libertà vera, la via più semplice e più sicura. Allegro, Franco. E stai certo che anche noi qui con questo uniforme avremo contribuito ad unire la patria. Un giorno tutti lo capiranno, speriamo. E perciò diciamo anche noi come loro, viva l'Italia. Stato buono, aglio. Terzo plotone, adunata! Caporali, fucile! Sergio, orange! Andiamo alla gara, porto fuori! Tromba! Suona la adunata. Sicilia bella mia, chissà se ti vedo. Li giuri e li giardini in profumo. Coraggio, paese. Tu te ne vai, torni domani, soltanto io non tornerò mai più. Padre, scusate, padre, venite un po' qua. Che c'è scritto? Promozione.
Primo tenente Franco Enrico, promosso capitano. Secondo tenente Lancia Giuseppe, promosso primo tenente. E questo che ti interessava? E perché a voi sia no, amici sono, no? Se questo li può fare con te. Padre, padre, ma che vi volete ammazzare? Ma quando è che vi riposate un po'? Padre Carmelo, quell'uomo vi chiama, sta morendo. Padre Carmelo, quell'uomo mi chiama. Santo, ma che c'è soltanto lui qui dentro? Ma è colpa mia se tutti chiamano lui, se tutti vogliono lui. Voi piuttosto, non potreste fare qualcosa? Non potreste rendervi utile? Grande e grosso come siete. Isse, sorella, io suono, io li consolo. Paesani mia, tanti ce ne sono qui dentro. E quando mi sentono cantare, pensano morendo, al paese ritorniamo. Ah, cantalo carretteri, tornando a casa, l'addori di... La zagara è l'umari, canta, la capinera mia sutta lo vento, canta mai un sen. Chiama, canta lo carrettera. Ma se fa sapere cosa è che mi vieni sempre appresso? Mi fosse fatta a baglia la mia età, eh? No, signore, eccellenza, volevo vedere. Ma che volevo te? Se questa è la volta buona. Oh, stanotte siamo di riposo, fino a domani non c'è pericolo, signor tenente. Va buono, aspetta domani allora. Buonanotte, sergente. Buonanotte, signor tenente. Signor tenente, non avete proprio bisogno di niente? Che te ne vai! Vabbè. Buonanotte. Buonanottato, signor tenente, agli ordini. Accendiamo, eccellenza. Possiamo avere l'onore. Lo russo, tu qui? Sì, proprio qui. E beh, la porta era accostata e così mi sono... E come? Ma ti devo fare arrestare per diserzione o che cosa? Beh, fatemi pure arrestare, però non so se vi riesce, Adere. Perché questo, vedete, è un lascia passare... rilasciato a me personalmente da Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno, il Generale Ulloa. già, che tu sei l'uomo dei miracoli. insomma, posso accomodare? Ma certo. Grazie. Eccoci qua. Beh, e perché? Come mai sei venuto a Gaeta? Come da promessa stabilita vi ho portato il vostro denaro. Qui ci stanno 275 ducati, 8 carline e 3 grana di vostra spettanza. E questa è una regolare dichiarazione di pagamento a nome dell'arciprete Don Celestino Salvio, vostro zio. Sei grande, lo russo. Grazie. No, ma che fossarie. Ma sei venuto fino a qua solamente per questa? Beh, ci avevo qualche altro affaruccio da sbrigare. E poi c'è un'altra cosa per voi. Una cosa che odora di rose. Rose non è, indovino che è. Ginevra. Già, Madamigella Ginevra.
Avete niente da bere, tenè? Scusate se mi invito da me, ma... Ma tu hai idea di come si viva noi qui, eh? E ci ho pensato io. Ci ho pensato io, perché voi onestamente io penso a tutto. Eccoci qua. Questa è rum. Questa è anice. E questo è cognac per mantenervi in forza e in cortesia. Questi sono sigari. E questo è tabacco da pipa, roba speciale. Sentite che profumo. Roba turca. Contrabbando. E i bicchieri dove li tenete? Ecco. Ah, stanno là, sì. Faccio tutto da me, un brindisi ci vuole. Ma come hai fatto, eh? E tutta questa roba per me? No, no, lo russo non posso, guarda. Ma no, tenè, vi prego, è fossari, è sciocchezza. Il rum va bene. Una bevutina di rum. Questa, quando rientrate la sera e avete freddo e siete stanco, dopo la guardia, questo vi rimette in forza. E che le devo dire a quella piccolina? Niente, lo russo. Niente. Perché io non rientrerò più a Napoli. Neppure nel caso che perdessero i piemontesi. E tu pensi che noi possiamo ancora vincere. Ormai qui non si combatte più per questo. E allora beviamo, dai, a saluto, va. Non ci pensiamo, va. A saluto. Però non mi hai ancora detto perché sei qui a Gaeta. Beh, un poco di contrabbando di guerra, te ne. Ma come? Non eri diventato tutto di Garibaldi? Ma non sei più commissario di polizia? Adesso sono arrivati i commissari veri. E in quanto a Garibaldi, caro tenente, una cosa sono gli interessi e un'altra è l'amicizia. E perciò sto qua. Perché vi voglio bene. Poi è vero che io qualche cosa posso, ma c'è sempre chi mi comanda. A te? E chi? No, vi prego, se mi volete bene, certe cose non me le dovete neppure domandare perché è segreto stretto. Voi lo sapete che io sono camorrista. Diciamo, c'è il segreto professionale. Già, ma perché tu sei camorrista? Come hai fatto a impegolarti in quella ladronaia? Tu, così generoso, così buono. Tu non lo sai, Ti ci trovi in mezzo a certe cose e non sai manco tu come ci si trasuda. Ma che vi sto dicendo? Voi questo non lo potete sapere. Voi che volete ancora combattere e magari morire quando sapete che la speranza di vincere non c'è più. Le vostre sono idee grandi che... Scusate, ma se mi sono illuso di essere amico vostro. Troppo onore sarebbe stato per me e non lo merito. Un signore è un camorrista. Il Biccan. Che bella comunanza. Io ero asciuto proprio pazzo. Ma non fare lo stupido, lo russo. Tu lo sai che io ti voglio bene e che ti sono grato assai. Vi saluto, te ne... Te ne vai? Sì, me ne vado. Però che ne... Quando mi volete, o qui, a Roma, o all'altro capo del mondo, cercatemi che mi troverete sempre. Addio, tenete.
Salutami Napoli. Napoli vi aspetta. Pino mio, ora so che devo andarmene, che non posso più fermarmi vicino a te, dentro di te, nemmeno per aiutarti, nemmeno per consolarti, perché io non sono il tuo amore, non sono mai stata il tuo amore. E sono diventata il tuo rimorso. E come nessun male c'è stato fra noi, così nessun male deve venirti da me. Mai, Pino mio. Mai. Pino. Pino, Spiccio, ti fa presto, vieni con me. Alla faccia mia. E qua il re sei tu, Pino. Tu permetti, eh? E io mi rifornisco un poco. Ma che, stavi dormendo? Pino, una nave piemontese che viaggiava da Genova a Napoli si è fermata nel porto per avaria durante il temporale. Ma io che c'entro? Ma come che c'entro? Se sono venuto a chiamarti una ragione ci deve essere, no? Andiamocene, vieni con me, fa presto. Yeah. Vedrai che la ragione c'è. Cammini, devo muovere o no? Andiamo bene. Cammini, dai.
Vieni con me. Ricordate, Don Pino, quello che vi dissi quel giorno? Renata spasima per voi, ma non lo sa. Ebbene, adesso lo sa. Oh, finalmente! Così lei non si muore più di nostalgia. Avete visto? Ci voleva l'amore per conquistare la fortezza di Gaeta. Raccontami, ma come hai fatto a partire? Tuo padre? Oh, papà ha capito tutto, ma ha fatto finta di non capire. Del resto, quando io mi metto in mente una cosa... Lo so. Oh, Pino, quando finirà tutto questo? Ma io ora ti ho ritrovato e non intendo lasciarti più. Ma tu non puoi rimanere qui a Gaeta. Ho troppa paura per te. No, no, non voglio. La tua volontà non basta. La nostra nave è piemontese, preda di guerra. Il capitano e un diplomatico francese che viaggia a bordo stanno parlando col re perché conceda alla nave di ripartire, ma non vedo perché il re debba essere più generoso del necessario. E tu sei salita a bordo con loro? Sì. Sapevo che eri qui col tuo ottavo cacciatore. Signori. Voglio gradire ai sensi della mia più ammirata riconoscenza, a nome anche del mio equipaggio e dei miei passeggeri, la sua generosità... Avete dimenticato qualcuno? Il conte di Cavour. Jure Messie, votre majesté, on de mon souverain, l'empereur Napoléon III. D'accordo, d'accordo. E voi salutateci tanto l'ammiraglio che comandava la vostra flotta e che ci appoggiava qui a Gaeta. È sparito un po' in fretta, a dir la verità, e non ci ha dato la possibilità di ringraziarlo personalmente. Madamigella Rodriguez, vedo che non avete dimenticato l'inchino di corte. Maestà. Io sono la fidanzata del tenente barone Lancia e come tale mi comporto. E come sta? Come sta il nostro caro ex comandante Rodriguez? Né meglio né peggio di tanti altri, maestà. Madamigella Rodriguez è partita apposta da Genova per vedere il suo fidanzato, maestà. Ah, allora la nave l'ha guidata lei nel porto, non la tempesta. È così? Vostra maestà mi permette? Per me? Sì, maestà, dalla riviera. Conosco, è piena di fiori. Per esprimere a vostra maestà la mia ammirazione. Questo è il nostro posto. E perciò chiedo a voi, maestà, di concedere anche a me di stare vicino all'uomo che amo. Renata! La sovrana non è soltanto una donna. E io credo che il nostro fedele tenente Lancia sia più contento di sapervi a Napoli. Ormai è al sicuro. Permesso negato. Maestà. E in quanto a questi, prendeteli voi, tenente, anche se faranno in tempo ad appassire,
vi terranno molta compagnia. Signori, madame. Renata, io... Poi giù. E che regalo. È un arrivederci, non è un addio. E anche se fosse un addio, a voi la vita una cosa bella ve l'ha regalata, no? Addio, Renata. No. Arrivederci, amore. Fino a che fu la febbre, io credevo che fosse una cosa di niente. Ma ieri non stavo in piedi, sono andato a farmi visitare. Fino a tu devi prendere il comando della compagnia. Sì, ma che hai? Tifo esantematico, ho detto il maggiore medico. Perdonami se mi sono fatto portare qui. All'ospedale no. All'ospedale no. No, no. E poi non c'è posto all'ospedale, neanche una. Vabbè, frate mio. Che buffa. A così aveva fermi. Almeno arrivasse un colpo qua di un buon. Tutto sarebbe sistemato. Andrò in paradiso. Il resto io sono solo al mondo. Cosa farò quando Eda sarà caduta? Dove andrò? E lì, sai, io non ho niente. Alla fine io mi farò italiano, ma italiano sono già e non ho niente da cambiare. Lassù non avrò niente altro da fare che starmene tranquillo, quieto, con l'anima sgombra. Fino a mia, se il Signore me lo concede lì, qui non c'è piemontese. Le napoletane, quella è
vero padre di tutti. Sta zitto. Tu parli così perché sei strapazzato, sei stanco. Sì. Ho l'anima stanca. Franco. No. Lascialo, signore. È giusto che guardi alla patria celeste dove ci sono le sorgenti chiare di carità per chi ha sete. E la giustizia la puoi cogliere come i fiori nell'erba. Padre, voi mi confesserete, vero? Non mi mancate, padre. Non ti mancherò. Non mi mancate, io. Non ti mancherò. Mi sento. Le giro, mi sento. Ecco, mi sento libero. Libero. E libero sei. Tu l'hai fatta la tua rivoluzione dentro di te, che è l'unico modo per conquistare la libertà. Io non odio nessuno. Credete, padre, anzi io vi voglio bene a tutti. Ai piemontesi, a Garibaldi, forse anche a quelli che ci hanno traditi. Io, padre, no. Padre, noi dobbiamo aiutarlo, salvarlo. Padre. Stefano, sta morendo. Io ero venuto a salutarvi. Perché? La capitolazione della piazza sta per essere firmata. Allora è finita. E tu? E io partirò per Roma, al seguito delle loro maestà. Ma no! Coi primi minieri della resa ci sarebbe l'armistizio. E invece, senti, spara. No, Vino, no. Niente armistizio. Il nemico non si fida. Il nemico non permette. Di noi! Già, della nostra parola. Pino, che c'è? Capitoliamo. Oh no, perché ti salta in mente? Non senti che sparano? Eh? Ah, se sparano. Pino, se sparano. Fino allora io me ne vado. Va. Addio, Totò. Addio, Pinù. Signor Tenente, è saltata in aria anche la polveriera Transilvania. Suonano la generale. A terra! Attento, vado, attento! Oh, nonna, no! Nonna, nonnarello! Oh, non l'ho già mangiata, poverello! Thank you.
Ma che male ha fatto? Che male ha fatto? Padre. È il vero assurdo, che stui si nomina padre, siete figli. Ogni giorno si pongono in croce insieme con Cristo, ma ogni giorno essere suscitano con Cristo e sempre saranno fino al dì del giudizio, dove misericordia e giustizia giudicheranno. Ma guai, uomini, secolo, mondo, guai a chi giustizia sola troverà senza misericordia. Padre Carmelo! Padre! Vi supplico, consentite che la mia misera voce giunga fino a voi! Padre, abbi pietà di noi, che tu ci hai fatti e siamo cosa tua! Andiamo! Pietà! Signor Senato! Aspetta! Padre Carmelo! Nunzio! Carmelo, dove? Dove? Verrà. Ora verrà. Che cosa è? Cosa, Franco? Quel gran fracasso. È saltata in aria la polveriera Transilvania. Molti. Per oggi la risa non si fa. Domani, forse domani, ma io non avrò capito altro. No, ma non parlare così. Nino, abbiamo capitolato. No. È morto. Vieni, compare,
Tutto è finito. Franco! Ma no! Capitolato! Il posto c'è, l'ospedale, padre. È già pieno di feriti, purtroppo, e sta per diventare un lazzaretto con l'epidemia di tifo in vista. E lì andrò. Bene. Vuoi ancora rimanere con me? Ma scusate, padre, non starebbe meglio con un bel fucile in mano invece della chitarra? No, vossia si sbaglia, perché Cristo non è uomo, Cristo santo è. Ah, beh. E come santo ha bisogno di un uomo che pensi a lui. Mm. E poi in quanto al fucile, c'è il fucile. La chitarra. La chitarra è la voce della mia terra, tenente, che chissà se arriverò mai. Dov'è il capitano? Sì, signor tenente. Il capitano, bestia! Sì, sì, signor. Ma che è successo? Avete visto gli spiriti? Dov'è il capitano? È là dentro, signor. Bravo Pinuccio, bravo. Puro marinaio sei diventato, hai capito? Meno male che sia andato tutto bene, va. Però il vostro arrivo in barca va conosciuto, padre, eh? Adesso lo dico al generale aiutante che sta giusto preparando il rapporto sullo stato morale delle truppe assediate. E beh, vuol dire che per rialzarne il tono ci metterà voi e il vostro esempio di fulgida fedeltà. Dai, lui. No, ti prego.
Niente cerimonie, come? Io voglio subito rientrare al battaglione. Dov'è? È in avamposti, oltre Montesecco, in una villa abbandonata. Ma come faccio ad arrivarci? Pinù, ci stanno quasi 4 miglia da fare oltre la porta sud, non capisco. Che fretta c'hai? Caro padre. No. Ci rivedremo ancora. Ti cercherò. Ti cercherò, tenente. E nella prima messa che potrò celebrare ti ricorderò particolarmente. E tu prega per me. Addio. Appuntato. Compare Nunzio per vostia, tenente mio. State buono, Pinù. Ti verrò a trovare. So dove pescarci. A presto, allora. Ciao, in gamba, eh. Padre, io lo sbirro, non lo voglio più fare. Ma dovrai riprendere servizio. Che servizio, padre? Io non vi lascio. Servizio. Che cosa posso fare per voi, padre? Dirmi dove posso essere più utile.